Tanto ben ritrovato Marco Mordente al Palas Capriano, sei nato e cresciuto qui, la tua carriera l'hai costruita poi fuori. Intanto una tua opinione su questo progetto che coinvolge i più piccoli? È un progetto coinvolgente, soprattutto perché i piccoli hanno la possibilità di viverci e di vivere dei grandi campioni anche di altri sport, avendo un contatto reale, portando dei messaggi molto positivi e che spesso emozionano, ma soprattutto questi ragazzi si riportano a casa e possono essere utili per il loro futuro. Un giudizio sul basket abruzzese, Marco, come sta? Roseto sta soffrendo un po' in A2, tanta Serie B, però forse manca un po' quella 1 che ti ha visto anche soprattutto come avversario, come protagonista. L'Abruzzo è una terra di pallacanestro, il mondo teramano ancora di più, lo dimostra il fatto che comunque sia, anche se non c'è la Serie A, si continua a vivere di questo sport. Fa piacere vedere che ci sono tanti giovani che continuano a giocare. Non mi permetto di giudicare quello che è la situazione perché non la conosco così bene. So che Roseto sta avendo qualche difficoltà, ma credo che abbia recuperato quello svantaggio che c'era iniziale. E Teramo Basket credo che stia raggiungendo quelli che sono gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno. Quanto sei stato vicino l'anno scorso a Chieti? A Chieti?